tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale YouTube. Allora ragazzi, oggi mi vedete con i capelli un pochino lisci perché stavo per andare a fare lo shampoo. Però ho deciso di mandarvi un sondaggio su Instagram chiedendovi se vi sarebbe piaciuto vedere un video dove praticamente andiamo a scoprire i miei capelli al naturale, quindi senza prodotti styling. E ovviamente questo video questa idea vi è subito piaciuta, infatti siete state in tantissime ad aver detto di sì per questo video, quindi mi sono dovuta fermare per registrare questo video. L'obiettivo di questo video è proprio quello di andare a scoprire dopo 3 mesi di Carly Girl Method come sono i miei capelli al naturale, quindi senza prodotto styling. Diciamo che quando ho iniziato questo percorso il mio obiettivo sarebbe stato proprio quello di andare a eliminare i prodotti styling, e credo che sarà veramente difficile riuscire ad ottenere un risultato così ottimo senza prodotti styling. Però io, ragazze, ci sto provando, vediamo insieme che cosa succede. Oltre a non utilizzare assolutamente prodotti styling nella mia asciugatura, ero molto curiosa di vedere anche come asciugava i capelli il diffondo senza styling, quindi volevo proprio vedere se c'era una differenza sostanziale rispetto all'altro fondo. Io mi trovo molto molto bene con questo fondo, ragazzi, io continuerò comunque a consigliarvelo per chi me lo chiede. Noto anche una differenza con l'altro fondo, nel senso che quando utilizzo questo fondo li vedo molto più abboccolati. Però adesso andremo a scoprire insieme la verità, perché diciamo senza prodotto styling purtroppo esce un po' la verità di tutto. Io, ragazze, non so davvero che cosa aspettarmi da questo video, quindi lo farò insieme a voi. Spero che possa uscire un ottimo risultato, però ahimè ho un pochino di dubbi, perché i miei capelli senza prodotti styling, insomma, non è che siano proprio il top del top. Quindi mi critico da sola su questo, perché conoscendoli so già che faranno un pochino fatica, soprattutto il crespo. Però, ragazzi, stiamo a vedere che cosa succederà. Ma prima di iniziare, ragazze, se vi fa piacere mi raccomando lasciate un like per sostenere il canale, lasciate anche un cuore nei commenti per farmi capire che queste tipologie di video vi sono interessanti, e mi raccomando non dimenticatevi di condividere il video con altre ragazze ricce, e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanella per non perdere tutti i video che verranno pubblicati qua sulla piattaforma. Direi di iniziare subito. Come prima cosa andrò a fare un bellissimo impacco, farò uno dei miei preferiti a base di olio di lino, olio di ricino, miele e gel d'aloe vera. Vi lascio in info box il video, perché vi ho fatto un video su questo impacco che vi è piaciuto veramente tantissimo, quindi in info box su sovraimpressione vi lascio il link del video, così questo video non diventerà troppo lungo, perché in questo video non lo vedrete. Dopo aver fatto l'impacco andrò a lavare i capelli. Prima di tutto vado a fare uno scrub purificante, utilizzerò questo qui della Saponaria, che mi trovo benissimo, di solito una volta al mese lo faccio sempre, perché a volte sento il cuoio capelluto un pochino troppo pesante, oppure comincio a sentire un po' di prurito, perché io, utilizzando il co-wash, a volte sento la necessità di andare proprio a purificare bene bene la cute, e per purificare di solito utilizzo questo scrub purificante. Però ovviamente non basta e bisogna poi abbinarci uno shampoo. Come shampoo andrò a utilizzare questo qui di Puro Bio. Come sapete è uno dei miei shampoo preferiti insieme alla linea di Divina. Però ovviamente lo shampoo di Divina momentaneamente non lo posso utilizzare all'interno del metodo, perché non è approvato. Mentre questo di Puro Bio in realtà sarebbe un final wash. Però quando si tratta di fare un purificante, io non vado a comprare proprio un purificante adatto, ma utilizzo un final wash, uno shampoo dedicato al final wash diluito. Andrà bene comunque come purificante. Io mi trovo strabene con questa linea di Puro Bio. Ragazzi, io veramente ve lo consiglio, anche se non seguite il metodo, provateli, perché sono dei prodotti davvero rivoluzionari, cioè io amo tantissimo. Comunque sul mio canale trovate tutti i video dedicati a Puro Bio, perché è una linea che amo particolarmente.
Dopo vado ad applicare comunque un'altra maschera. Questa maschera qui, utilizzerò la maschera della Schultz. Ho deciso di utilizzare questa maschera perché contiene proteine. Le proteine, secondo me, sono fondamentali se andiamo a realizzare un'asciugatura senza styling, perché vanno a dare sostegno ai nostri capelli, secondo me li rendono anche un po' più definiti. La applicherò, la terrò in posa veramente pochissimo perché ho già fatto l'impacco e poi andrò a risciacquare. Dopo andrò a utilizzare il balsamo. Utilizzerò questo balsamo qui addolcente di Divina. Anche questo è uno tra i miei prodotti preferiti perché contengono un sacco di estratti naturali che fanno troppo bene i capelli, ragazze. Anche questo balsamo, ragazze, è un balsamo che contiene proteine. Inoltre vi ricordo sempre che è ancora attivo il mio codice sconto, quindi con il codice annunziata20 avrete il 20% di sconto sui prodotti di Divina, che sono acquistabili sul sito di Divina. Comunque in info box vi lascio tutte le informazioni. Inoltre non avete il minimo di spesa, quindi potete acquistare anche solo un prodotto e applicare lo sconto, e inoltre lo sconto è riutilizzabile. Dopo aver utilizzato il balsamo, per finire vado ad applicare un pochino di leave-in. Come leave-in andrò ad applicare questo di Mother Natura ai semi di lino. Mi piace tantissimo perché è un prodotto molto idratante e io lo utilizzo di solito come prodotto leave-in. Ovviamente, ragazzi, non andando ad utilizzare un prodotto styling, secondo me il leave-in è fondamentale perché aiuta a domare un po' il crespo. Detto questo, ragazze, adesso io vado a fare l'impacco. Non ve lo faccio vedere in questo video perché sennò diventerebbe troppo lungo. Comunque sul mio canale trovate tutte le informazioni, lo trovate anche su Instagram, quindi mi raccomando, se vi fa piacere seguitemi al nome ricecapricci92. E nulla, ragazze, detto questo io vado subito a fare l'impacco, lavarmi i capelli e noi ci vediamo dopo per l'applicazione del leave-in e per l'asciugatura e poi per il risultato finale. Non so davvero che cosa ne uscirà fuori. A dopo, ciao. Ok, quindi come leave-in vado ad applicare questo qua di Mother Natura. Ne vado a mettere veramente poco perché comunque lo userò come leave-in, e vado a metterlo tra i capelli. Questo prodotto è un prodotto idratante, ragazze, però devo essere sincera che è sempre molto corposo come leave-in. Quindi mi raccomando, mettetelo a capelli molto umidi. Distribuirlo proprio bene. Ok, ragazze, quindi arrivate a questo punto, vado a fare un po' di scrunch. Noto già che senza prodotto styling non è che pigliino una forma come quando ci metto il prodotto styling. Quindi, per aiutarmi un pochino, vado a inumidire i capelli di nuovo. Sembrano più lisci che ricci. Vedremo. Come sono tentata di mettere qualche prodotto styling, ragazze, ma resisterò per voi. Ok, ragazzi, adesso vado a fare comunque il plopping. Vediamo se mi aiuterà un pochino. E poi siamo pronte per l'asciugatura. Quindi il plopping lo terrò in posa 5 minuti e poi iniziamo con l'asciugatura. Ok, ragazzi, adesso andiamo a fare l'asciugatura. Prendo il mio diffon, come sempre io lo metto alla massima velocità perché vi ricordo che se avete i capelli corti dovete mettere la prima velocità, se avete i capelli lunghi mettete la seconda. Armiamoci di pazienza e iniziamo a vedere cosa succede. Thank you.
dimenticata di dirvi, ragazze, che io quando asciugo i capelli inserisco sempre un po' d'olio. Uso questo qua della Divina perché mi trovo benissimo, è il mio preferito in assoluto ed è praticamente un olio protettivo, tranquille. Questo olio lo potete utilizzare durante l'asciugatura. Devo mettere qualche goccia. Mi piace molto, ragazze, come olio perché praticamente contiene soltanto oli all'interno. E vado a passarlo così sulle lunghezze. Poi c'ha un profumo buonissimo. Il mio consiglio è quello di andarlo a mettere a capelli umidi. Quindi io tolgo sempre un po' d'acqua con il diffon, con l'asciugacapelli, e poi vado ad applicarlo. E adesso continuo. Oh, cioè no, ragazzi, ma sono i miei capelli, cioè quasi quasi sono più belli senza prodotti styling che con lo styling, cioè pazzesco sta cosa. No, vabbè, ragazzi, ma io senza styling non li ho mai avuti così. Ok, ragazzi, allora, l'ho dovuti legare perché sennò mi cadevano in ogni dove, veramente. Però, cioè, ragazze, sono pazzeschi. Praticamente è una nuvola di capelli. Ma ragazzi, credetemi, io anche prima di iniziare il metodo asciugavo i capelli, quando li asciugavo, senza prodotti styling, e non avevo mai questo risultato. Prima di tutto avevo un sacco di crespo, che sì, c'è, perché non posso dire che non c'è, però ragazze è molto 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 contenuto, e inoltre cioè, i capelli hanno una sono definiti, io invece credevo che non sarebbero stati definiti così tanto, cioè, cioè non ci posso credere che sono i miei capelli. Ragazzi, io sono sconvolta. Cioè, praticamente, allora, ricapitoliamo, ragazzi. Quindi questi sono i capelli senza prodotti styling. Ho utilizzato solo un goccino di leave-in, che a mio avviso non può essere considerato uno styling, che cioè, era troppo poco di prodotto. E poi, devo essere sincera, non è che mi dia tutto questo effetto leave-in. Sono molto scioccata del risultato, perché non mi aspettavo di avere un risultato del genere senza utilizzare prodotti styling. Io sembra che sui miei capelli comunque abbia utilizzato dei prodotti styling molto idratanti. In realtà no, non so se è la maschera, non so se è il Carly Girl Method. Comunque, l'unica cosa che posso dire è che li vedo veramente molto molto sani. Sono morbidissimi, ma proprio tantissimi. E adesso sono super curiosa di vedere se questo risultato dura fino a domani, oppure domani diventeranno piatti. Comunque, ragazze, mi farebbe molto piacere che provaste anche voi a realizzare un wash day senza prodotti styling, quindi al massimo solo con un leave-in, e mi raccomando, taggatemi su Instagram, perché voglio avviare questa challenge e voglio proprio vedere anche i vostri capelli come sono senza prodotti styling dopo aver seguito il Carly Girl Method. Spero che accetterete la mia sfida. Io vi aspetto su Instagram al nome ricecapricci92. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Mi raccomando, dite la verità, non vi preoccupate, anche se non vi piacciono ditelo, non mi piacciono, o se vi piacciono dite che vi piacciono, e nulla, detto questo, ragazzi, io adesso niente, sono senza parole, e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Un bacione, alla prossima, ciao.